Buongiorno a tutti, io sono Allegra Lucarelli di Canon Italia, Product Specialist del Team Camera. Sono qua oggi per presentarvi la nuova PowerShot G1X Mark II. Questa nuova macchina fotografica è la nostra top di gamma del mondo delle compatte, delle DSC e è veramente un'ammiraglia in tutte le sue caratteristiche. Abbiamo innanzitutto un corpo in acciaio inossidabile internamente e un corpo in alluminio esternamente, quindi la qualità in qualsiasi prestazione e condizione siamo è assolutamente garantita. Inoltre abbiamo una doppia ghiera esterna assolutamente innovativa rispetto alla G1X, anche perché rende lo scatto molto più comodo, molto più pratico, molto più che ricorda tutto il mondo reflex. Inoltre è personalizzabile anche la ghiera posteriore, quindi abbiamo veramente un doppio utilizzo. Abbiamo un sensore all'interno da tipo 1.5 pollici, quindi di cosa stiamo parlando? Di un sensore molto grande, un sensore che ricorda moltissimo quello della PSC delle reflex, perché si avvicina moltissimo a livello di dimensioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire avere un'altissima qualità sia del singolo megapixel sia proprio generalmente delle opportunità di captare la luce che ho in ogni tipo di situazione, anche nelle basse luci. Parlando in modo specifico di quanti megapixel ha questa macchina, si può dire che effettivi ne ha 15 megapixel, ma singolarmente dipende poi da come scattiamo. Se scattiamo in 3/2 ne abbiamo 12,8 che vengono utilizzati, se invece scattiamo in 4/3 abbiamo invece l'utilizzo di 13,1 megapixel, quindi abbiamo un'assoluta flessibilità, non abbiamo mai nessun tipo di crop, questa cosa è sempre molto importante. Ma parliamo dell'ottica a questo punto. Innanzitutto è stato aumentato lo zoom, quindi abbiamo un 5x, e cosa molto interessante per la qualità della luce che può entrare dentro questa macchina, abbiamo un diaframma 2.39, quindi vuol dire che quando siamo anche alla massima zoomata abbiamo una qualità, una quantità di luce che può entrare assolutamente sufficiente, molto interessante. La struttura del barilotto che è stato costruito è totalmente innovativo, questo è il motivo per cui si è pensato a un mirino elettronico opzionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per avere una massima qualità, una copertura del 100%, nessun tipo di vignettatura e massime prestazioni, la cosa migliore è stato spostarlo superiormente alla macchina, sopra, per garantire un barilotto molto ampio, per avere una grande apertura, per avere delle ottiche qualitativamente molto interessanti. Inoltre abbiamo una connettività della macchina che è al 100%, perché possiamo condividere le foto e i filmati in diverse modalità, direttamente su Facebook, su YouTube, via email. Abbiamo assoluta flessibilità, ma abbiamo oltretutto un pulsante di connessione rapida. Cosa serve il pulsante di connessione rapida? Mi può servire direttamente per mandare le mie foto sul mondo CIG, quindi Canon Image Gateway, per fare un backup immediato delle mie foto, oppure posso direttamente collegarlo al mio dispositivo mobile, che sia uno smartphone o un tablet. Inoltre abbiamo anche la modalità NFC, quindi la connettività diretta facendo toccare un dispositivo mobile Android con l'icona NFC, e a quel punto il dispositivo mi aprirà direttamente la mia app Canon Camera Window per avere direttamente le mie foto sul dispositivo. Inoltre tramite l'applicazione Canon Camera Window potrò adesso scattare in remoto, quindi potrò appoggiare la mia macchina fotografica da una parte, avere il mio dispositivo da un'altra, vedrò tramite il mio dispositivo ciò che la mia macchina fotografica sta riprendendo e da lì gestire eventualmente anche lo zoom, anche il flash e fare delle fotografie. Quindi assolutamente flessibilità in ogni suo aspetto. L'LCD che monta la nostra PowerShot G1X Mark II è un LCD touch capacitivo orientabile. Orientabile vuol dire che possiamo gestirlo fino a 45 gradi nella parte bassa e invece fino a 180 nella parte alta. Quindi abbiamo anche la possibilità di fare eventualmente anche degli autoscatti, quindi a massima flessibilità e anche simpatica, diciamo, da un certo punto di vista. Questa macchina fotografica arriverà sul mercato a maggio con il prezzo di 935 euro al pubblico.